DEFCON 1. Bella a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla. Ed oggi siamo in un video un po' particolare. Oggi siamo in compagnia intanto di Cripro. Bello. E ragazzi, come vedete, per i veterani del canale, siamo nel mio primo e vecchio server minigame. È un server che non ho più portato avanti principalmente per un motivo. Infatti nella UHC, non di quest'estate ma della scorsa, avevamo creato una sorta di crew e quindi avevamo deciso di costruire e di aprire un server dedicato a tutta la crew che dovevamo fare tutti quanti insieme, che sarebbe il server che c'è adesso, che conoscete tutti quanti. E poi la crew si è sciolta e quindi questo server non è stato più continuato, perché già lì eravamo molto molto avanti. Questa qui era la vecchia lobby, che è un po' troppo quarzo, però dai, tutto sommato, tipo, c'erano le scritte con gli alberi in quel modo, col vetro, non erano, cioè non è male, dai. Tu che cosa ne pensi? Vabbè, è carino, ma si vede che si è fermato a un certo punto, infatti ci sono minigame che non sono scritti qua dentro. Aspetta, c'è in creativa, in questo devo dire prima, però vabbè. Allora, da questa parte, qui guarda, c'è la prima Bedwars. Cioè, questa qui è stata proprio la prima Bedwars su YouTube di Minecraft PS4. Sono ancora totale. Sì, 2 anni e mezzo fa la prima Bedwars, che sfruttava il meccanismo che c'è tuttora. Questa mappa, come ben vedete, c'è anche nell'altro server, solo che il centro è stato rifatto. Se mi ero dimenticato, avevo lo salvataggio aperto, quindi erano rimaste le costruzioni. L'isola è uguale, solo che tipo qui non ci sono degli alberelli, ma comunque è quella l'isola. Che qua mappa? Quale? Qua c'è un coso tutto rosso qua, che è? Ecco, lo spieghiamo anche. Allora, nei primi anni di questo server, sembra passare un'eternità, in effetti è così, anche intorno ai 2 anni e mezzo fa, volevo sperimentare le cubo Lucky Block su Minecraft PS4. Infatti stavo provando a fare il meccanismo del Lucky Block qui sotto, qui tipo ci deve essere qualcosa, aspetta, non mi ricordo se funziona, però proviamo. Allora, funziona. Ecco, tipo c'è il meccanismo che automaticamente ti farà droppare qualcosa, hai visto, Gri? Bello. Però poi è stato un progetto abbandonato a se stesso, che alla fine poteva anche starci. Allora, andando da questa parte, troviamo una mappa leggendaria. La metà delle Bedwars della playlist sono state fatte su questa mappa, la mappa Vulcano. E questa mappa mi è sempre piaciuta un botto. Mamma mia, che mappa. Tu che cosa ne pensi di questa mappa? Vabbè, carino, però non è che questo è qualcosa di chissà chi, eh. Vabbè, però rispetto alle altre che abbiamo, se questa qua proprio mi piace. E quindi questa qui era la nuova mappa Bedwars. Oltre a questa, ne era stata fatta un'altra, che tra l'altro l'avevo fatta a vedere proprio qualche giorno fa. Allora, aspetta, vediamo da che parte si trova. Ma che è sta cosa? Intanto, ragazzi, ho appena trovato al posto della mappa Bedwars un campo da calcio. Abbiamo fatto proprio il calcio su Minecraft. Ma no, me l'ero completamente scordato. Ovviamente sul nuovo server è molto migliorato, ma anche questo, dai, ci stava. Ma che è? Ah, vero, perché quando uno faceva il gol, no? Guarda, il villager tipo passa. Sparava il fuoco d'artificio. Era fatto bene, dai. Non posso fare il villager. No, perché non ce ne perché non spawn. Vabbè, comunque tipo, arriva il villager qua. Perdete, sì. Perché non funziona? Non c'è niente. Ma come, la prima funzionava? La corda. Ok, gol. E in teoria partiva il fuoco d'artificio. Me l'avevo completamente dimenticato sto minigame. Vabbè, carino.
Sì, ma fai conto che tutte le cose sono state fatte un botto tempo fa, 2 anni fa. Infatti, qua dietro ci sono ancora la red, sono facendo le lampade, manco coperte. Esatto. Quindi questa qui, ragazzi, è l'altra mappa, Bedwars. Mamma mia, le partite fatte qui sopra, un casino proprio. Cioè, almeno 100 partite su questa mappa ci sono, almeno. E questa qui è la mappa giungla, secondo me è la migliore a livello di giocabilità di tutte le mappe che ho io, tutto qui attorno all'albero. Bella, bella veramente a giocarla come mappa. E come giocabilità la preferisco anche di più rispetto all'altra. Tu invece? Vabbè, dipende. Cioè, dipende. Ragazzi, piccolo spoiler. Questa mappa sarà costruita sul server, quello nuovo, quello che abbiamo tuttora. Sei contento, Gri? Perché entrare qui ogni volta che fai cosa è troppo difficile. Sì, ma figa. È bella. Quindi la voglio avere È pure qui il bello, è server. bello. E probabilmente sarà accorto di questa mega pianura con tutti gli alberi, giusto? Ora l'ho vista. Che secondo te che cos'è questa mega pianura che non finisce mai? E le cose, come si chiamavano là, le case? Ma dove viene il nome? Le World of Minecraft. Bravo. Allora, questa mappa qui è grandissima. Mi va, aspetta, vediamo Molto più quant'è. grande di quell'altra che hai. Molto, 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 molto. Il Allora, muro con due blocchi di ossidiana. quella del server che abbiamo mo è 300x300. Questa qui invece è almeno il doppio. Infatti, ragazzi, se vi ricordavate nelle vecchie World of Minecraft, ogni volta per trovarsi le persone ci stavano troppo tempo, troppo. Comunque, sì, qui abbiamo fatto anche altri minigiochi oltre le World of Minecraft, ad esempio caccia al tesoro. O tipo sopravvivenza, quando doveva stare di notte e sopravvivere. Comunque abbiamo fatto vari minigiochi su questa mappa. Ce la siamo Ma sfruttata io per bene. nascondito in sta mappa. Anche l'abbiamo fatto pure. Come hai fatto nascondito in sta mappa? Non ho idea, però l'abbiamo fatto anche. Enorme. Detto questo, andiamo da questa parte dove. Qui stiamo parlando addirittura di 3 anni fa, quando ancora non esistevano le altre Bedwars. Io volevo trovare un modo per fare le Bedwars su Minecraft PS4. Quindi ho fatto queste due piattaforme e dentro queste casse c'erano ai tempi i blocchi, ancora qualche kit c'è. E tu con questi kit, poi con i blocchi, dovevi raggiungere il centro dove spawnavano i diamanti, oppure c'era una cassa con i diamanti, adesso non mi ricordo. Ecco qua, sì, c'era una cassa con dei diamanti, ma non ce n'è più. E nulla, e poi si doveva distruggere il letto del team contro. Nulla, non c'entrano niente con le Bedwars, però ho provato a farle in qualche modo. E sotto è la stessa cosa. Solo che ora non so perché ci sono tutti sti cani, non mi ricordo che è successo qui sotto. Comunque Stanno cani di pecore. all'inizio era una Bedwars anche questa, cioè Bedwars per modo di All'inizio. dire. Mentre qui probabilmente non ci saranno più i kit. Infatti, perché allora in un no, qualche kit ancora c'è. In un tempo nelle World of Minecraft avevo deciso di inserire dei kit per chi giocava. Sono 3, 6, 7 kit, perché 7 non 8 non ho idea. Comunque avevo inserito dei kit in modo tale che ognuno nelle World of Minecraft avesse avuto un kit in particolare. Poi però questa idea del kit è stata completamente abbandonata e ho dato a tutti quanti lo stesso kit. Sì, ragazzi, praticamente le World of Minecraft esistono più o meno da quando ho aperto il canale. Se voi vedete, nel lontano 2016 portavo le World of Minecraft. E qui Gri, la prima Skywars che ho costruito. Dov'è? Eccola In qua. Avevo fatto 3, 6, 9, 12 isole. massimo è 8, Esatto. mamma mia. Ma Nelle casse. Oddio, quanta roba mettevo. che è qua sotto? Che è sta cosa? Allora, tu devi capire che io quando giocavo a Minecraft da poco ero fissato col blocco di lapislazzuli. Proprio mi piaceva tantissimo.
Ho capito, ma perché ci sono delle lampade così in superficie che bloccano le scale? Non ho idea. Che poi aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 5, 6, 7, ah ok, pensavo che avessi fatto la cosa asimmetrica. No. E comunque queste qui erano pure le Skywars. C'è un bel po' di roba, eh. Tra l'altro, se ci facciamo caso, questi qui sono ancora i vecchi villaggi con la ghiaia. Quando ancora devono fare l'update dei villaggi. Ancora dopo più che ci sta della lava per terra, dei blocchi di diamante in giro, non ho capito sta cosa, però vabbè. Qui invece mio fratello doveva fare un Hunger Games, però poi non l'ha più Vedeva l'ha fatto. continuato. Ah, no, quando mai. Hunger Games. Da questa parte invece c'è un'altra Bedwars stile Nether, che poi come mappa mi piaceva anche, però mi Ah, sono pure quello dimenticato stazione, mai visto. l'autosalvataggio attivo e quindi è andato a farsi fottere la mappa. Cioè il Oh, centro, allora, tutti il in centro non mi mondo piace, però le isole mi piacevano ma il come meccanismo è ancora roba, come attivo. piano. Esatto, vabbè, fa nulla. Mentre Quando è qui, interrotta sta mappa? va voglia, un anno e mezzo fa. Cioè, così stavo giocando, tu l'hai interrotta. Qui ci stanno praticamente le Cos'era tre sta mappa? mappe PvP. Qui dentro però sì, facevamo PvP. Qua ancora un'altra Bedwars, praticamente sto mondo è pieno di Bedwars. Questa qui è un'altra mappa Bedwars. Le isole mi piacciono per come sono venute, quindi a tutti i villager. Il centro magari un po' troppo piccolo, però come mappa tutto sommato è accettabile. E qua Oh, dietro abbiamo anche la prima Egg Wars e l'unica Egg Wars che ho costruito su Minecraft. Non ho mai costruito una mappa Egg Wars fino ad ora. L'unica è questa qua. Da qui invece ho iniziato io a costruire un altro Hunger Games. Che tipo che è sta cosa? ero contentissimo perché avevano messo i nuovi blocchi del Nether, il blocco verruga, il magma block, e quindi volevo fare questa sorta di Hunger Games a biomi, quindi questo qua tipo lavico, questo con la neve, poi non lo so, Con giungla, la ma grandezza ci siamo, devo dire la verità. quando mai. Vabbè, ma ancora era in costruzione, ma poi che sono queste cose, Che cosa? boh, tipo qua queste cose di Ma ok, ma neve. questo è Cioè coso? non lo Che sono so, tutti con la libreria ah, tipo. dentro? No, aspetta, qua c'è il centro, ecco. Questo è il centro. Ma che misure hai preso per fare sta mappa? Madonna mia. Allora, ora questa qua invece è il fiore all'occhiello. La mappa, la prima mappa delle cubo Lucky Block, che se devo essere sincero mi piace anche più rispetto a quella che c'è nel server di adesso. Ragazzi, con questa cubo Lucky Block vi ho fatto vedere tutto. Mi raccomando, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente ragazzi, Deflex e Cree è tutto, bella. Bello.